paese è stata alta da forte, ci sono stati documenti, ci sono stati manifesti, ci sono state risposte a manifesti, quindi è chiaro che la polemica politica nella città è sotto gli occhi di tutti. Noi ci auguriamo in qualche maniera che l'amministrazione comunale, il sindaco, entrasse all'interno delle critiche politiche che abbiamo fatto, entrasse all'interno del documento politico da noi, politico-programmatico da noi sottoposto. Quindi speravamo, ci auguravamo, ci auguriamo che si entra, come dire, nel mezzo e quindi puntualmente andare a individuare e verificare le cose così come le abbiamo sottoposte, se sono polemiche giusto per farle, oppure invece sono critiche che, badate bene, che nelle riunioni di maggioranza, spesso gli amici di Italia dei Valori, tutti hanno sempre sostenuto che le motivazioni, le critiche da cui sottoposto sono argomentazioni giuste e che tutti quanti le condividevano. Poi si viene nel dibattito e non si capisce perché ci si argomenta, ci si arrampica sugli specchi per non so perché, per altri motivi. In qualche occasione abbiamo definito in maniera critica, in maniera polemica, con le polemiche e le critiche che abbiamo fatto in questi mesi, abbiamo sottolineato che c'è a volte non una tranquillità, non una obiettività nel dare un giudizio politico programmatico, perché a volte ci stanno altri meccanismi che fanno scattare poi quello che sono le volontà, perlomeno ufficiale, le volontà ufficiali. Io dicevo, mi auguravo che il sindaco in qualche maniera entrasse all'interno della linea delle argomentazioni programmate, ma mi auguravo ancora di più che indicasse in qualche modo, in qualche maniera, un percorso politico programmatico, come superare questa fase. Grazie sindaco, grazie della presenza.
davanti.